Ora possiamo finalmente parlare di un documento che c'è, non di un documento che non c'è, ovvero sia il DEF, il mitico documento di economia e finanza. Qualche tempo fa si chiamava DPF, del documento di programmazione economica e finanziaria, come la legge finanziaria si chiamava appunto legge finanziaria, ora si chiama legge di bilancio. Noi a cambiare nome siamo bravissimi, a cambiare sostanza di quello che c'è dentro diciamo abbiamo un po' meno. No, è assolutamente vero, nel senso che però, come sempre, il governo anticipa due tabelline del DEF, quest'anno senza neanche fare una conferenza stampa, e questo è avvenuto la settimana scorsa nelle scadenze previste, 10 aprile, però poi il testo vero del DEF appare due giorni dopo nel sito del Ministero dell'Economia e appare in tutta la sua portanza, nel senso che sono quattro volumoni. Che lei si è letto tutto? Ovviamente ho letto quello del programma di stabilità e quello relativo alle analisi di finanza pubblica. Poi ci sono note metodologiche, il piano degli investimenti, il DEF infrastrutture e quant'altro, e lì basta sfogliare un po' le tabelline. Però per poter capire cosa il governo dice nel DEF occorre leggersi almeno 200 pagine, insomma. Ah, ecco, è stata una lettura che prima del sonno, insomma. Sì, e come ha giustamente detto lei, è un documento di programmazione, non è che il DEF fa partire nulla in termini di leggi. Stavolta com'è la programmazione? È un quadro programmatico che però deve fissare la cornice dentro la quale dovrà scrivere poi a settembre-ottobre la legge di bilancio per il 2020, e lì i numeri ci devono essere scritti. Allora, quali sono i numeri del quadro tendenziale e del quadro programmatico? Non sono due quadri, no? Sì, intanto il quadro programmatico non c'è, nel senso che si è fatto un po' il trucchetto, si è dato il quadro tendenziale a bocce ferme, poi nella tabella che doveva essere il quadro programmatico, cioè quello che incorpora le politiche economiche del governo, quella è stata sostituita con una tabella a politiche invariate. Ecco, cioè, che vuol dire, scusi? Cioè, in base alle politiche che hanno fatto negli anni scorsi, le proiettano negli anni futuri. Ma questo non è quello tendenziale? No, quello tendenziale include le leggi vigenti. Ecco, quello a politiche invariate include le leggi vigenti più le leggi che presumibilmente continueranno a dare i loro effetti anche se scaduti in base alle politiche degli anni passati. Quindi è un po' un trucco, francamente, per fare che cosa? Per non dire qual è la politica economica che il governo intende mettere nella legge di bilancio per il 2020 e soprattutto per non precisarne le cifre. Sì, scusi un momento, però il quadro programmatico e lo stesso DEF servirebbe proprio per cominciare a far delineare le proprie esattamente quelle scelte di politica economica del governo, cioè non è che serve il DEF. Esattamente. Sono un documento statistico. Esattamente, questa è la parte. Oltretutto, mi scusi, assieme al DEF non dovrebbe essere presentata anche l'agenda nazionale delle riforme? Il piano nazionale delle riforme, è presentato, e cosa prevede? Nulla, nel senso che non sono quantificate le politiche economiche per la legge bilancio 2020. Ora però prendiamo anche il quadro tendenziale a legislazione vigente. Lì emerge, l'avevamo già accennato la settimana scorsa, una grande incoerenza tra le previsioni di crescita e gli andamenti del bilancio pubblico. Perché, come ormai tutti sapranno, quest'anno il governo dice che la crescita sarà 0,2% e l'anno prossimo 0,8%. Però poi se andiamo a vedere i dati sul bilancio pubblico, tra le entrate ci sono 23 miliardi e mezzo di aumento dell'IVA che il governo dà per scontato a legislazione vigente, ma che il governo stesso ha detto più volte, ha confermato anche nel DEF, che farà di tutto per non far aumentare l'IVA. E a qui delle due l'una: se aumenta l'IVA, come è prescritto dal governo nelle tabelle del bilancio pubblico scritto, la crescita l'anno prossimo non va a 0,8, va sotto 0. E se non aumenta l'IVA, giustamente, potremmo anche vedere una crescita che tende verso lo 0,7-0,8%, però allora il deficit pubblico l'anno prossimo, quest'anno e l'anno prossimo, non sarà 2,4% e 2,1%, sarà 3,4% e 3,3%, cioè
L'abbiamo detto più volte, qui siamo di fronte a Scilla e Cariddi e nessuno vuole. Sì, ma mi fate capire allora che da un lato si scrive, si dà per scontato e per non far, insomma, tanto per essere chiari, saltare le previsioni del disavanzo pubblico, cioè dell'indebitamento netto, lo chiama l'Unione Europea, sì. Si dà per scontato che l'IVA aumenti. Poi quando si passa le previsioni... Non è che si dà per scontato, si calcola quell'aumento dell'IVA tra le entrate. Vabbè, si calcola l'aumento. Mentre dall'altro lato, quando si fanno le previsioni di crescita, si dà per scontato, tra virgolette, si calcola come non ci fosse l'aumento dell'IVA. Esattamente, questa è la grande incoerenza che francamente emerge chiaramente leggendo attentamente. Insomma, è il gioco dei due conti, ecco. Sì, ma questo è un fatto antico, però le dico sì, subito. Non è che solo no, questo risale governo, anche, parliamoci chiaro. Risale anche alla mia esperienza di governo al Ministero dell'Economia nel 2001 e su questo punto diciamo, feci grossi confronti e scontri. Perché? Perché il Ministero dell'Economia parte da un quadro di previsioni macroeconomiche e spesso questo quadro di previsioni macroeconomiche è la media delle previsioni che fanno gli altri centri, il consensus cosiddetto. Questo quadro di previsioni macroeconomiche viene messo dentro il modello della ragioneria dello Stato che c'ha il bilancio dello Stato e si ottengono certi risultati. Dopodiché però in quei risultati di finanza pubblica si mette la legislazione vigente, per esempio l'aumento dell'IVA di 23 miliardi e mezzo e non si fa la retroazione, cioè ma con quel bilancio pubblico quelle previsioni macroeconomiche sono coerenti oppure no? Cioè non c'è quello che chiamiamo noi economisti il feedback. Sì, cioè, vabbè, dalla macroeconomia si va alla finanza pubblica, ma dalla finanza pubblica gli effetti ritornano sull'economia. Lei mi deve spero spiegare una cosa, sa che io sono tignoso, come si dice, insomma un po' rimbambito, però mi deve spiegare una cosa. Negli altri paesi europei, che so, uno per esempio, la Germania, ma anche la Spagna, quando fanno queste analisi, fanno sia poi il calcolo, fanno sulla finanza pubblica, sulla macroeconomia, sulla finanza pubblica e fanno poi quello che chiama il feedback, suppongo. Esattamente, ma lo fanno tutti i normali centri di previsione del mondo, compreso il mio. Il centro sì, va bene. Allora vorrei capire, ma perché l'Italia deve far la furba persino su una cosa di questo genere? E ripeto, non è responsabilità di questo governo e men che mai di questo ministro dell'economia, perché è una storia antica, ma perché? E poi come possiamo far prendere, possiamo far prendere sul serio dalla Germania e dalla Spagna? Vuole una definizione tecnica? Sì. Ecco, perché così è più facile fare il gioco delle tre carte con i numeri. Vabbè, qui se facciamo i giochi, cioè, che fanno nei piccoli napoletani. Si può dire, si può scrivere nel DEF, l'IVA non aumenterà, però nelle tabelle delle entrate l'IVA aumenta. Ecco, questa è un'incoerenza assoluta, francamente. Secondo elemento che emerge, tra l'altro, e qui devo dire, si è fatta grande trasparenza e grande chiarezza, e cioè che il governo nel fare questi quadri macroeconomici e di finanza pubblica, da poi la misura ufficiale che il governo stesso produce degli effetti delle sue politiche economiche, e cioè dice, siccome abbiamo fatto queste politiche economiche, pensiamo di farne altre nella legge di bilancio 2020, senza precisarne quantità e qualità, però allora l'effetto che noi ci proponiamo di sostegno all'economia e alla crescita attraverso la politica economica è 0,1% in più di crescita quest'anno e 0,2% in più di crescita l'anno prossimo. Cioè sostanzialmente è il governo stesso che dice l'impulso che daremo alla crescita è 0,1 e 0,2%, scritto nei numeri del DEF, mentre il dibattito attorno che si è sviluppato, un po' a pappagallo tutti i membri della maggioranza, del governo eccetera, che dicono nel secondo semestre del 2019 avremo un grande impulso alla crescita per i nostri provvedimenti che vanno a regime, reddito di cittadinanza e quota 100, ci sarà una forte ripresa e nel 2020 ancora di più. Bene, questo a parole, ma nei numeri che il governo ha scritto nel DEF... E quei numeri che sono scritti, perché sono scritti con i modelli macroeconomici? Certo, sì, macroeconomici e bilancio pubblico. Ora, molto onestamente e in modo trasparente, il Ministero dell'Economia e Finanze dice che gli effetti della politica economica del governo sono più 0,1 quest'anno, più 0,2 l'anno prossimo. Questa è la zero. Non è proprio zero, infatti dalle nostre simulazioni come Centro Studi di Economia Reale gli effetti a noi ci venivano tra 0 e meno 0,1 tra l'altro, ma al di là dei numeretti,
Quindi da un lato c'è un governo... Cioè mi hanno ammazzato il moltiplicatore keynesiano? Sì.